Fiorentina e Milan scoppiano altre polemiche legate agli arbitri. Anche Pairetto sotto accusa, dopo quanto successo con la penna poco prima. Serata no, per gli arbitri italiani. Sono ancora calde le polemiche per il match delle 18. 0-0 che già fioccano nuove accuse contro la direzione di gara della domenica sera. Sotto accusa c'è infatti Luca Pairetto, che sta dirigendo Fiorentina-Milan, ma già prima del calcio d'inizio si era parlato molto della direzione di Federico Lapenna, il fischietto della discussa gara precedente tra Roma e Monza. I casi arbitrali stanno tornando di moda in Serie A, punto interrogativo. La Roma ha chiuso in pareggio contro i Brianzoli, ultimi in classifica e in solitaria prima della partita di oggi, ora sono a pari punti con il Venezia. Una partita difficile, per gli uomini di Juric, che sono andati sotto dopo un'ora di gioco, recuperando il pareggio poco dopo grazie a Dovbyk. Ma i giallorossi hanno recriminato per un fallo di Kyriakopoulos su Baldanzi, che l'arbitro Lapenna non ha fischiato. Sarebbe stato rigore, con la possibilità per la Roma di vincere. Una decisione che ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori, che anche su Sky Sport hanno faticato a darsi una spiegazione per l'accaduto. La polemica è stata prontamente rinfocolata da Ghisolfi, che nel post partita, sempre ai microfoni di Sky, ha protestato con durezza contro l'arbitraggio. Sono passati solo pochi minuti, e durante Fiorentina-Milan si sono trovati nuovi spunti per attaccare i direttori di gara italiani, visto quanto avvenuto nei primi minuti. Pairetto come Lapenna, anche in Fiorentina-Milan l'arbitraggio fa spavento. Dopo 20 minuti della gara delle 20,45 un nuovo episodio ha creato discussioni in Serie A. Dodo anticipa Teo Hernandez in area, che lo mette giù, un contatto minimo, che Pairetto non vede, ma che non sfugge al VAR. Richiamato, l'arbitro di Torino decise di assegnare il penalty alla Fiorentina, tra le proteste dei giocatori del Milan. Kin, però, si fa ipnotizzare da Maignan, e se non altro il risultato resta, per il momento, sullo 0-0. Ma la decisione del rigore da parte di Pairetto lascia più di qualche dubbio, e poco dopo un nuovo episodio solleva qualche perplessità sullo stato di forma del direttore di gara. Alla mezz'ora del primo tempo, infatti, Pairetto ha ammonito Paolo Fonseca per proteste. L'allenatore del Milan aveva reagito contrariato per la mancata assegnazione di un calcio d'angolo, dopo una parata di De Gea su tiro di Lio. All'inizio, Pairetto aveva deciso di lasciar correre, ma poi è stato richiamato anche questa stavolta, ora dall'assistente.